È stata progettata, è stata realizzata e funziona. Purtroppo a Venezia ci sono sempre così gli uccelli del malaugurio che non credono che qualcosa che viene progettato e realizzato funzioni. Invece le opere che sono state realizzate a difesa dalle acque alte, anzi medie, della Basilica di San Marco sono state realizzate e funzionano. Ecco. Abbiamo un'opera che oggi ci consente di garantire un buon livello di protezione della Basilica, dei marmi della Basilica, di salvaguardarli da un rischio di degrado e di perdita della materia a cui gli ultimi eventi mareali l'avevano costretta. Venezia si pone nel mondo come esempio di positivo di lotta ai cambiamenti del clima. Ci adattiamo a un mare che sale, proteggendo la cultura, proteggendo l'ambiente, proteggendo l'economia. Questo è un messaggio importante. Venezia è una città salva, mai più ci sarà l'acqua alta contro la Basilica di San Marco. Ma credo che la giornata di oggi possiamo cercare di guardare avanti, perché ci siamo incontrati in un contenitore che ci mette davvero davanti a sapere che Venezia è questa. Quello che abbiamo attorno ci dà il messaggio di sapere che dobbiamo guardare ai nostri avi per essere come loro e guardare avanti. Venezia ha bisogno di questo, e quello che si sta verificando attraverso i dati di oggi ci lascia ben sperare. Però non dobbiamo mai rallentare, perché la collettività ha certamente bisogno di fare quello di oggi, ma molto di più di quella che è la collettività che ci chiama di avere per oggi e per domani, e ancora di più per i nostri figli.